Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per un incontro di oggi. Sol Leone, Venticello, niente di più. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Le gradinate sono addobbate a festa con i colori bianco-celesti. Oggi è la Lazio a rappresentare la nostra capitale. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi a corso allo stadio. Calcio d'inizio. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Ibrahimovic, uno dei migliori attaccanti in circolazione. La sua capacità di accentrare il gioco offensivo è veramente fantastica e credo che anche oggi sarà determinante per la sua squadra. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. Hernandez. Alessio Romagnoli. Decidono di giocarla all'indietro. Anderson. Ecco Immobile. Felipe Anderson. Il portiere si oppone. Che salvataggio da parte del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Luis Alberto, la gioca corta. Lucas. È libero di creare pericolo. Cross di Pedro. Calcio d'angolo battuto corto. Scodella in avanti. Purtroppo il cross non è servito a nessuno dei suoi compagni. Peccato. Gioca a sinistra. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca lo spunto. Non prova a tirare. E c'è il gol del Milan. Prima rete per il Milan. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Thank you.
si ricomincia dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Provano a ripartire da dietro. Milinkovic-Savic. La Lazio ha un'impostazione di gioco ben precisa, che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire... Attenzione al tiro! Gol! Non sbaglia! Sono già scappati via, avversari in difficoltà. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo, magnifico! Gol di vantaggio e partita in discesa. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Immobile. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Rebic. Che sì. Rapido qui il difensore, ferma il cross ma concede l'angolo. La butta via e fa respirare la difesa. Francesco Acerbi. Pallone morbido verso la fascia. Pedro, tocco preciso. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Calabria. Che sì. Rebic trova il compagno in ottima posizione, ecco il tiro, eccola la rete, vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Che gol, mica male, davvero mica male. Si riparte dal 3-0. Francesco Acerbi. Felipe Anderson. Milinkovic-Savic. Ecco Immobile. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. 3 lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. Il Milan ha le mani sulla partita dopo 45 minuti intensi e 3 gol in dote con cui iniziare la seconda frazione. Inizia adesso il secondo tempo. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle 2 formazioni. Calabria. Rebic. Hernandez. La mette in mezzo.
Ottimo l'intervento che allontana. Occhio, un altro cross. Credo che questa sia la prima volta che provano ad... Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Luis Felipe la fa sua. Lazzari, lungo passaggio in avanti. Calabria. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Prova a scavalcare l'avversario con una palla lunga. Si salva in questa occasione. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Ibrahimovic riceve la palla. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Luis Alberto, immobile, vuole sfruttare lo scarto. Perde il duello fisico con l'avversario. Prova il compagno, la toglie dalla porta. Salta e colpisce di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Ha ottenuto il massimo da quella situazione. Lucas. Alberto. Che sì. C'è la palla lunga in avanti. Allarga il gioco a destra. Cerca il numero. Rebic. Può tentare la conclusione. Lucas, pallone lungo in verticale. Il Milan si avvicina al fischio finale con 3 gol di vantaggio. Ecco Immobile, bel pallone. Hernandez. Lucas gioca una palla lunga a sinistra con il passaggio. Milinkovic-Savic, da lì può segnare. Calabria. Ibrahimovic. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Molte cose positive oggi, direi, soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca?